Abbiamo avuto modo di avere a Milano uno dei gruppi danesi più famosi del mondo che sono venuti a fare un'importante, la Royal Company, che è venuta a Milano a fare, in Italia a fare un tour molto importante nei grandi teatri. Il biglietto costava 60 euro, che per ringraziare Milano di quello che sta succedendo hanno fatto un'esibizione a cappello in mezzo alla strada gratis. Abbiamo avuto poi, piacere o meno, Biagio Antonacci, che ha deciso in questo momento, un po' per promozione sua, ma anche per ringraziare Milano del percorso sull'arte di strada, ha fatto un'esibizione che è diventata abbastanza celebre in Piazza Mercanti e così via. Un altro fenomeno interessante e straordinario, che prima non era possibile proprio per il regolamento, è che noi abbiamo avuto qualche decina di artisti stranieri che hanno deciso da casa loro di iscriversi alla piattaforma di Milano e venire a Milano a esibirsi, dalla Germania, dall'Olanda, dall'Inghilterra, addirittura dalla Nuova Zelanda è capitato. Questi sono gli straordinari lati positivi. Abbiamo avuto un generale apprezzamento, insomma, la percezione di qualcosa cambiato c'è. Ovviamente ci sono delle criticità. Le criticità sono fondamentalmente di due categorie. Uno è che ovviamente quando moltiplichi la presenza di arte di strada, in teoria moltiplichi anche e le lamentele del singolo commerciante o del singolo residente che sente la musica al piano di sopra è naturale, gli interessi della città sono sempre diversi. Però onestamente dire che su 12.000 esibizioni abbiamo avuto solo 18 lamentele, forse dicono ok, c'è la lamentela però si può regolare, si può sistemare. L'altro lato negativo è un po' di polemiche che abbiamo avuto naturalmente con gli artisti storici milanesi. Purtroppo, come sempre, quando si cambia qualcosa, quando si provano ad aprire le maglie, c'è qualcuno che legittimamente si sente un po' depraudato da non dico un privilegio, però insomma quello che era abituato a fare. Ci sono alcuni artisti che andavano tutti lunedì mattina a prenotare sempre lo stesso posto, che era quello più prezioso di Corso Vittorio Emanuele, e da quando c'è il nuovo regolamento adesso quel posto è a disposizione di tutti, e quindi loro dicono ma noi che siamo sulla strada da 20 anni adesso ci tocca non avere sempre il posto privilegiato, e quindi un po' di polemiche ci sono state. Però ci sembra che il bilancio possa essere straordinariamente positivo. Abbiamo avuto addirittura una cosa un po' spiacevole da parte di un artista di storico milanese, che addirittura ci ha fatto un ricorso al tribunale, e al TAR e poi al Consiglio di Stato addirittura. Ha perso tutti e tre i gradi di giudizio, e adesso perché addirittura il tribunale, sia la Corte d'Appello, sia il TAR, sia il Consiglio di Stato hanno detto che il regolamento nella sua sostanza è evidentemente a favore degli artisti e quindi il ricorso è stato rigettato. Quindi anche il Tribunale ci ha dato ragione, se ne avessimo avuto bisogno. Quindi, riassumendo, praticamente è aperto non solo ad arti performative, ma anche ad artisti visivi, come dicevi, quello che chiamavi mestieri. La definizione di arte di strada è tutto ciò che è artistico ed è libera espressione fatto in strada gratuitamente per il pubblico. Questa è la definizione un po' generica. In realtà le due categorie sono le espressioni artistiche, che quindi può essere dal musicista al mimo, alla statua vivente, il cantastorie, alla break dancer, ballerini, teatranti, teatro di strada, insomma. Tutto questo è la libera espressione. L'artista prenota gratuitamente, questa è l'altra innovazione che abbiamo introdotto, gratuitamente la postazione, va anche in gruppo, e prima non era possibile andare in gruppo, bisognava essere solo singoli, può andare in gruppo ed esibirsi gratuitamente dopo la prenotazione. E questa è la prima gamba, quindi è libera espressione. Può anche andare con un'amplificazione, mi ricordo che c'era questa novità. Abbiamo introdotto le piccole amplificazioni, ovviamente non da concerto. Piccola amplificazione prevalentemente a batteria, quindi non alimentazione esterna, che facciano di una dimensione massima di 60x20, insomma, perché non siano una musica che è da concerto. Però è possibile anche fare amplificazione. Quindi questa è la prima gamba, che è quella delle libere espressioni. Poi c'è la seconda gamba, che è quella dei mestieri artistici, che funziona un po' diversamente. E i mestieri artistici quindi sono, come dicevamo, il ritrattista, oppure il pittore, il paesaggista, o quello che chiamavamo storicamente l'hobbista.
artista, che è quello che intaglia, intaglia le sedie, intaglia, non che fa la vendita artigianato, che è un altro discorso, ma che lo fa al momento. Quelli lì invece devono, tutti questi artisti devono invece affittare lo spazio, perché c'è un corrispettivo in denaro, e quindi nella circuitazione di denaro è per legge che devono affittare lo spazio. Il costo è molto contenuto e possono affittarlo per più tempo, massimo 3 mesi. Uh-huh. E anche lì abbiamo avuto l'innovazione di fare la turnazione anche sugli spazi degli artisti, dei mestieri artistici, quindi non c'è più lo stesso, come è successo a Milano per 10 anni, nello stesso angolo del centro di Milano lo stesso artista, ma diamo l'opportunità a tutti di cavalcare la platea migliore. Siamo qui con un altro artista di strada, Gianni Guaglio. Ciao Gianni. Ciao. Io suono il theremin. Cosa ne pensi del progetto Strada Aperta? C'è stato veramente un cambiamento, c'è della bella musica a Milano, è una buona iniziativa soprattutto per quelli che non abitano a Milano come me, che possono accedere a questi spazi prenotando direttamente online e stampando l'autorizzazione direttamente sul proprio PC. Sì, credo di sì. Va bene, grazie mille. Grazie a te, ciao. Tema del centro e periferia. Prima le zone erano soltanto nell'asse centrale, invece adesso le avete ampliate. Fino a dove e con quali risultati? Appunto, lo scorso regolamento prevedeva in un totale intorno, diciamo, una 50 di postazioni tutte solo sull'asse centrale. Col nuovo regolamento abbiamo mappato 250 postazioni che coprono tutta la città di Milano. Ovviamente sono indicative, l'abbiamo fatto insieme ai consigli di zona, con la polizia municipale, abbiamo costruito insieme la mappatura dove sono i posti più interessanti. È ovvio ed evidente che però noi la cosa che abbiamo potuto fare è dare la disponibilità e l'opportunità alle periferie di essere solcate dall'arte di strada. È anche evidente che però l'artista di strada, in quanto tale, lui vive della sua esibizione con un cappello per terra e quindi con il passaggio delle persone che gli lasciano la moneta. L'artista di strada mediamente va nei posti stracolmi di persone, insomma con più persone possibili, e prevalentemente i turisti, questo è anche vero, quindi gli artisti tendono sempre ad andare nel centro. Però abbiamo scoperto che con questa sperimentazione, con questa mappatura, molti artisti hanno provato, si sono sperimentati anche in posti non tradizionali. Le colonne di San Lorenzo sono stato teatro di tante esibizioni anche interessanti, Piazza 25 Aprile, Piazza del Loreto e Corso Buenos Aires, i Navigli, insomma stiamo vedendo che Largo Marinai d'Italia, stiamo vedendo che i luoghi non sono sempre tradizionali. È ovvio, noi ci auguriamo in futuro che questo regolamento e che l'incentivo di un'arte di strada diffusa possa diventare davvero l'arte di strada in ogni periferia, ma questo non dipende da noi, dipende un po' anche dagli artisti di strada e di quanto avranno voglia da qui in poi di sperimentarsi su questo campo. Un'ultima domanda in realtà, il tema del turismo, l'impatto sul turismo è una cosa che qualcuno, voi o qualcun altro sta studiando, o è una cosa che può interessare, o non so, tu hai menzionato anche artisti che vengono dall'estero, con quali aspettative vengono, cioè appunto di trovare una città ricettiva, pronta? Milano è una città che nell'immaginario collettivo è una città fredda, laboriosa e lavorativa, di lavoro, no? Tutti di business che corrono. In realtà Milano si sta trasformando, anche oltre la percezione di noi milanesi che la viviamo tutti i giorni. Milano ha aumentato il turismo di oltre il 20% in 3 anni, dal 2011 ad oggi è aumentato del 30%. Significa che sta diventando una città attrattiva, ricca di cultura, di eventi, e l'arte di strada è parte di questa trasformazione della città. È una piccola parte, ma una parte sensibile della trasformazione morfologica e antropologica della nostra città, che sta diventando una città sempre più aperta. Non è possibile fare uno studio esatto, puntuale sull'impatto dell'arte di strada sul turismo, però è evidente che basta farsi un giro sul corso, molto spesso i grossi cerchi di persone che si accalcano intorno agli artisti di strada sono composti da turisti. A noi sembra, però questa purtroppo è solo una sensazione che non possiamo verificare, che è molto apprezzata l'arte di strada nella nostra città anche dai turisti e la rende una città più attrattiva. Grazie mille Luca, a presto, fra un anno. Ma magari anche prima, perché no? Grazie.